Buongiorno, buona domenica. Oggi è il 27 dicembre, solennità della Santa Famiglia di Nazareth. Le riflessioni potrebbero essere infinite, di fatto il Vangelo oggi però ci consegna, secondo me, un pensiero molto importante, cioè che la famiglia trova proprio la sua strada nel momento in cui, incontrando realtà fuori di sé, allarga la prospettiva della sua vicenda, della sua vocazione, diciamo così. Maria e Giuseppe, incontrando Simeone l'anziano, e la profetessa Anna hanno una prospettiva veramente diversa rispetto a quello che loro pensavano del loro essere insieme, del loro mettere al mondo questo figlio così importante. E quindi la prospettiva che io lascerei oggi è che tutti dobbiamo lasciarci davvero allargare l'orizzonte dalle realtà che noi incontriamo. Per esempio, anche nella prima lettura, oggi Abramo è depresso, è nella tenda, è chiuso, non vuole vedere nessuno perché le promesse di Dio non si stanno realizzando e Dio gli dice: esci fuori, conta le stelle se riesci a contarle. Allora oggi davvero è la domenica dell'allargamento delle nostre prospettive, prospettive che sono appunto di una pienezza totale, indicata anche dall'anziano Simeone. Ora tu puoi lasciare, Signore, che il tuo servo vada in pace. Il servo ha raggiunto tutto quello che doveva ottenere e quindi può andare, e la profetessa può indicare a tutti la grande gioia. Profetessa vuol dire appunto indicare la parola di Dio che si realizza, la parola di Dio che cerca strada tra di noi. Chiediamo anche noi di essere capaci di ascoltare i profeti, anche e soprattutto questi anziani che ci sono messi accanto. Buona domenica a tutti e allarghiamo le prospettive e fate i bravi. Ciao.